CF a parità di condizioni è proporzionale alla coppia. Tanto è vero che se io cambio le condizioni, allora questa situazione può modificare, questa costante K potrebbe modificarsi, potrebbe cambiare. Facciamo un esempio. Cancelliamo, facciamo un po' di spazio. Questo qui pure lo possiamo togliere. Supponiamo aumentare la corrente di eccitazione. Qual è la conseguenza diretta dell'aumento della corrente di eccitazione? La corrente di eccitazione è la corrente dell'avvolgimento che sta sul rotore. Qual è la conseguenza di questo? È che aumenta il flusso prodotto dal rotore, φ con zero. Quindi aumentando il flusso φ con zero, se la velocità omega rimane sempre la stessa, aumenta E con zero. A parità di altre condizioni, vuol dire a parità di coppia, vuol dire che il segmento CF deve rimanere sempre lo stesso. Ridisegniamo quel diagramma vettoriale, ma con questa modifica, con una E con zero più grande. Quindi prendo la tensione V, anzi la devo fare più corta perché sennò non è uguale a quella del... Prendo la tensione V. Ora, se il segmento CF deve rimanere sempre lo stesso, che faccio? Mi traccio la tensione V era questa qui, quindi la faccio arrivare fino qui. Che cosa faccio? Traccio una retta parallela a V e distante da V di una quantità pari al modulo di CF. Quindi questa distanza qui è uguale al modulo di CF. Alla misura del segmento CF. D'accordo? Ora, visto che questo qui è l'origine O, vuol dire che il mio vettore che rappresenta E con zero deve rimanere per forza su questa retta, perché su questa retta tutti i segmenti CF saranno uguali, perché rappresenta proprio la distanza che c'è tra il punto al vertice di E con zero e V. Allora, se ho aumentato la forza elettronica indotta, per esempio, potrebbe essere questa E con zero, questo è V. È vero? Come vedete, il segmento CF è rimasto lo stesso. La differenza, facciamo la tensione V un po' più piccola perché sennò è troppo piccolo. La differenza CB, ora, questo qui CB, è sempre uguale a JX con S per I. Ora, se vi ricordate bene quello che vi ho detto anche questa mattina, che cosa vi ho detto? Che la corrente I, che relazione deve avere con X con S per I? Deve stare sempre a 90 gradi. Allora faccio una prolunga di qua, traccio la retta perpendicolare, passando però, e so che la corrente I dovrebbe stare su questa retta qui, cioè su questa retta qui. Che faccio? La disegno subito? No, fermo. Potrebbe essere corto, lunga, molto lunga, media, non lo so. Qual è un'altra invariante di questo diagramma fasoriale? A parità di condizioni, noi abbiamo cambiato solo E con zero, a parità di condizioni è il segmento OD, che è la componente attiva della corrente. Se la coppia è rimasta sempre la stessa e la velocità è sempre la stessa, vuol dire
che la potenza è rimasta sempre la stessa, sia elettrica che meccanica, e quindi la potenza elettrica è proporzionale a questo segmento. Quindi che cosa faccio? Traccio una retta orizzontale distante da O o D, e quindi ora so che la mia corrente è questa, quindi la corrente I. Qui ci metto un'altra lettera, G, o G è uguale alla corrente I. Allora, modificando il modulo della tensione indotta, cioè modificando la corrente di eccitazione, ci sono due rette sulle quali devono muoversi i vertici di E con zero. Una è questa, retta R1, e l'altra è questa, retta R2, sulla quale deve muoversi il vertice della corrente I. D'accordo? Vi trovate? Non vi trovate? Non è un problema, tanto queste cose le faremo e rifaremo tante di quelle volte che poi alla fine ve le ritroverete. Certo. Noi abbiamo detto che la trasformazione da questo diagramma vettoriale qui a questo diagramma vettoriale qui avviene soltanto modificando una cosa, e cioè la corrente di eccitazione. La corrente di eccitazione provoca un aumento del flusso Φ con zero, e quindi un aumento della forza elettromotrice indotta E. Quindi la E con zero, che qui misurava OC, qui misura un altro segmento OC che è più lungo. Ma questo non significa che rimane parallela. Le invarianti di questa trasformazione quali sono? Sono il segmento CF, che è proporzionale alla coppia. Noi l'abbiamo cambiata la coppia? No. E quindi CF deve rimanere sempre lo stesso. E il segmento OD, che pure è proporzionale alla coppia. Tanto è vero che abbiamo scritto che OD è uguale a CF per X con S. Quindi se rimane fermo uno, rimane fermo pure l'altro. E allora dobbiamo, prima di disegnare completamente il nostro diagramma fasoriale, disegnare il luogo dei punti dove possiamo andare a trovare il vertice di E con zero e dove possiamo andare a trovare il vertice della corrente I. Il luogo dei punti dove possiamo andare a trovare il vertice di E con zero è una retta che dista da V di un segmento pari a CF, che è sempre lo stesso in misura. Il luogo dei punti dove scorre il vertice della corrente I, il vertice della corrente I, è una retta orizzontale, perché invariante deve rimanere il segmento OD, che è la componente attiva, è uguale a I Quindi la trasformazione di questo diagramma da questo a questo, sono costretto a fare una breve ricapitolazione perché non stavo registrando, da questo a questo, comporta nel tracciare prima cosa il luogo dei punti sul quale il vertice di E con zero si deve spostare, e seconda cosa il tracciamento del luogo dei punti sul quale il vertice di I si deve spostare. Nel primo caso si tratta di una retta verticale e parallela alla tensione V, perché la distanza tra queste due rette, cioè tra il vettore V e la retta R1, deve rimanere sempre la stessa, perché è uguale a CF, e CF è proporzionale alla potenza meccanica e quindi alla coppia, e siccome la coppia rimane costante la potenza meccanica, anche CF è sempre lo stesso. Ecco perché disegniamo questa retta equidistante da V di questa quantità. La seconda retta è una retta sulla quale si muove il vertice della corrente I. Perché? Perché la componente attiva della corrente I, cioè I coseno di Φ, è anch'essa proporzionale alla potenza, proporzionale perché 3V per I è uguale alla potenza P, sia meccanica che elettrica, perché stiamo trascurando qualunque tipo di perdita,
e quindi la distanza OD deve rimanere la stessa. Quindi la corrente I si trova, il vertice della corrente I si trova per forza su questa retta qui. Dove dovremo tracciare la corrente I? La corrente I dovrà trovarsi a 90 gradi rispetto al segmento CB, che è JX con S per I, e quindi disegniamo questo triangolo rettangolo, quindi la perpendicolare a quest'altra retta qui, troviamo la corrente I. Deve essere per forza, rispettando le due condizioni, essere per forza quella lì. D'accordo? Che cosa abbiamo, possiamo notare? Che cosa è cambiato di molto? Che cosa c'è? Qual è il cambiamento evidente del diagramma, passando dal diagramma, dal primo diagramma al secondo diagramma? Che la corrente si è sfasata in modo opposto al caso precedente. Cioè, mentre in questo caso qui era in anticipo rispetto alla tensione V, in questo caso qui è in ritardo rispetto alla tensione V. Vorrei richiamare la vostra attenzione che stiamo sempre utilizzando la convenzione dell'utilizzatore. Cioè, se questo qui è il nostro generatore, questa è la nostra reattanza sincrona, X con S, abbiamo una tensione V con una corrente I positiva per noi che è entrante in questo morsetto positivo. Ok? Scusate, il generatore, ho detto tutto al contrario, del generatore, così. Stiamo utilizzando in questo caso qui la convenzione del generatore. E utilizzando questa convenzione, dire che abbiamo una corrente I in anticipo significa che questo oggetto ha un carattere induttivo. Mentre invece, quando la corrente si porta in ritardo rispetto alla la tensione V, vuol dire che questo oggetto qui ha un carattere capacitivo. Quindi la componente reattiva della corrente è una componente reattiva a carattere capacitivo. In questo caso qui la componente reattiva della corrente è una corrente a carattere induttivo. Va bene? Ok. Naturalmente ci possono essere tutti i vari casi intermedi. E ci può anche essere una situazione in cui, anziché far funzionare questo oggetto come generatore, anziché utilizzare questo oggetto come generatore, utilizziamo questo oggetto come motore. Allora, come cambia la situazione rispetto al caso precedente? Beh, la situazione è abbastanza immediata. Se questa è la tensione V, nel funzionamento da motore dobbiamo immaginare la forza elettromotrice indotta sfasata in ritardo rispetto alla tensione V, però poi dopo, una volta fatta questa operazione qui, quindi l'angolo delta sarà questo, una volta fatta questa operazione, tutto il resto, cioè il procedimento, rimane assolutamente identico. Quindi questo sarà JX con S per I, la corrente è a 90 gradi rispetto a J con S per I, quindi sarà questa, per esempio. Cosa succede se proviamo ad aumentare la forza elettromotrice indotta? Se aumentiamo la forza elettromotrice indotta avremo una situazione del genere. Questa è la tensione V, manteniamo costante il segmento,
questo segmento qui, aiutatemi a ricordare, si chiamava CF, giusto? CF. CF. È giusto? Anche in questo caso qui abbiamo CF. E rimane sempre lo stesso in dimensione. La componente attiva della corrente I, questo non me lo ricordo più come si chiamava, OD mi pare, OD, la riportiamo qui, pari pari, OD, tracciamo una retta orizzontale e quindi la corrente I ora sarà questa. E naturalmente a 90 gradi rispetto sempre a J, X con S per I, e questa qui è con 0. Quindi come vedete anche in questo caso qui la trasformazione in un caso e nell'altro è avvenuta. In questo caso qui utilizziamo però la convenzione opposta, quindi la convenzione dell'utilizzatore, e in questo caso qui abbiamo una corrente in anticipo rispetto alla tensione V, ma proprio perché utilizziamo la convenzione dell'utilizzatore, come succedeva per un condensatore, ci veniva spontaneo utilizzare la convenzione dell'utilizzatore perché è un elemento passivo, abbiamo una corrente in anticipo, quindi qui abbiamo un carattere capacitivo e qui abbiamo un carattere ovviamente induttivo. Nel senso che vuol dire carattere capacitivo e carattere induttivo? Che la componente reattiva della corrente, cioè questo segmento qui, è appunto in anticipo rispetto alla tensione ai morsetti, mentre in questo caso qui la componente reattiva della corrente è in ritardo, come succede in un'induttanza, sulla quale applichiamo di solito la convenzione dell'utilizzatore. Convenite? Ora, che cosa possiamo fare? Una delle cose interessanti che di solito si fanno, si fa in questo caso perché poi rappresenta un parametro importante della macchina, è capire quanto vale il modulo della corrente. Il modulo della corrente, cioè questo segmento qui. Come vedete, il modulo della corrente assume un valore variabile a parità di coppia se cambiamo la corrente di eccitazione, cioè se modifichiamo l'intensità del vettore con zero. Mi accorgo anche che c'è un valore minimo. E quando è che è il valore minimo? Il valore minimo quando si azzera la componente reattiva. Cioè immaginiamo che la componente reattiva fosse uguale a zero. Ebbene, in questo caso qui la corrente sarebbe tutta in fase con la tensione e assumerebbe anche il valore minimo. E qual è la configurazione per ottenere questo? Semplice, perché la tensione V dovrebbe, questo è il riferimento di fase, questo dovrebbe essere J con S per I e la E con 0 dovrebbe formare un triangolo rettangolo con Jx con S per I, in modo tale che la corrente venga sempre a trovarsi perpendicolare a Jx con S per I, ma anche in fase con la tensione V. Cioè questa è una situazione intermedia tra questa e questa. Vedete che il valore di E con 0 assume un valore intermedio tra questa E qui e questa E qui. Quindi potremmo tracciare un diagramma
c'era un diagramma del modulo della corrente I in funzione del modulo di E con zero, oppure della corrente di eccitazione, perché tanto sono proporzionati tra E e corrente di eccitazione, abbiamo visto che c'è una relazione di proporzionalità. Che cosa esce fuori? Escono fuori delle curve in cui c'è effettivamente un valore minimo. Queste curve sono riportate in questa figura qui, corrente assorbita oppure erogata, fate voi, abbiamo considerato entrambi i casi, funzionamento da motore, funzionamento da generatore, quindi a seconda del tipo di funzionamento, corrente assorbita in funzione della forza elettromotrice indotta, E con 1, E con 2, E con 3, eccetera. E sono delle curve che si chiamano curve di Wicks, cioè sono delle curve a forma di V, quindi è facile ricordare il nome. Questo segmento qui corrisponde a un valore di corrente che è proprio la corrente, la componente, solo la componente attiva della corrente, cioè questo, OD. OD. Va da sé che se la coppia fosse uguale a zero, attenzione, se la coppia fosse uguale a zero, vorrebbe dire che il segmento FC sarebbe uguale a zero, che l'angolo delta sarebbe uguale a zero in entrambi i casi, e che quindi al variare di E con zero, facciamo anche questo caso, disegniamolo proprio per intero, disegniamolo al posto di questo qui. Questa è V, questa è E con zero. Dove sta Gx con S per I? Sta qui. E dove sta la corrente? È tutta sbattata. O sta qui, o sta qui, a seconda se E con zero è più in alto o più in basso di E con zero. In questo caso qui, E con zero si troverebbe nel funzionamento da motore, si troverebbe tutta qui. La corrente I. Allora, mano a mano che con zero si riduce Gx con S per I, la corrente diventa sempre più piccola in modo proporzionale, sempre più piccola, fino a diventare uguale a zero, quando ci troviamo in una situazione del genere, V ed E con zero sono uguali in modulo. Gx con S con I è 0, la corrente I è 0. Dopodiché, se riduciamo ancora E con 0, ricresce Gx con S per I e la corrente spunta dall'altra parte in modo proporzionale. Quindi la curva diventa una curva di questo tipo qui. Ma questo è un caso particolare, e quindi che comunque ritroverete qui. Vedete sulla destra, sulla destra, queste sono le curve di Wicks, sulla destra sono indicati i valori di potenza, P uguale a 0 per il caso particolare che abbiamo appena studiato, P uguale più 1 costante per un altro caso, e poi mano a mano P uguale valori di potenza sempre maggiori. Benissimo. Ora possiamo fare un po' di esercizi utilizzando GeoGebra, perché ora che abbiamo capito quali sono i meccanismi che dobbiamo utilizzare, quali sono le relazioni tra i vari segmenti, possiamo costruire dei diagrammi geometrici che rispondono a queste caratteristiche, a queste leggi, e vedere quello che succede. Bene, allora, nella lezione scorsa abbiamo visto che la macchina sincrona presenta due sistemi elettrici.
che dal punto di vista elettrico sono abbastanza indipendenti, dal punto di vista elettromagnetico ovviamente no. Sistema elettrico di statore, che è composto da tre avvolgimenti sfasati a 120 gradi, e un sistema elettrico di rotore. Statore e rotore. Questi due sistemi elettrici, soprattutto il primo ma anche il secondo, io li schematizzo semplicemente con un simbolo di un avvolgimento, però è, come già abbiamo avuto modo di dire, potrebbe essere anche composto da un sistema, una distribuzione di magneti permanenti al rotore. Entrambi questi sistemi elettrici hanno la possibilità di generare un campo rotante. Un campo rotante di statore e un campo rotante di rotore. In tutte le macchine elettriche dove c'è un campo rotante, e mi riferisco alle macchine sincrone, alle macchine asincrone, ma alle macchine asincrone, monofase, eccetera, i due campi di statore e di rotore sono sempre sincroni, cioè girano tutti e due alla stessa velocità. E quindi, a parte quelle condizioni particolari in cui si verificano dei transitori, delle variazioni improvvise, delle situazioni che non sono quelle di regime, a parte questi casi, la fase tra questi due campi rimane sempre costante. Rimane costante, ma per esempio per variazioni di coppia o per variazioni di correnti, di tensione, eccetera, le fasi tra questi due campi possono cambiare. Però in regime stazionario le fasi tra questi due campi sono, la fase tra questi due campi è sempre la stessa. Quindi noi abbiamo schematizzato questa situazione. Un attimo che prendo gli appunti. Abbiamo schematizzato questa situazione con un sistema di fasori e abbiamo detto, se supponiamo che questo qui sia il flusso φ con 0 generato dal rotore, allora durante la sua rotazione omega di rotore, omega con r, questo flusso indurrà una forza elettromotrice indotta E con zero nello statore e si troverà a 90 gradi in ritardo rispetto al flusso φ con zero. Quindi la E con zero sta qui. Nello stesso modo, se ci sono delle correnti nelle tre fasi di statore, che possono essere schematizzate, che possono essere rappresentate da un fasore unico di corrente, che indichiamo per esempio con la corrente I, semplicemente con la corrente I, questo fasore di corrente risulterà in fase con il flusso che indichiamo con φ con I, supponiamo che questo flusso abbia questa direzione qui, φ con I, prodotto dalle stesse correnti di statore. Ovviamente questo flusso avrà una certa, anche lui ruoterà con la stessa pulsazione e quindi, no, non si può fare. Produrrà durante la sua rotazione una forza elettromotrice indotta E con I che pure si troverà a 90 gradi, così come a 90 gradi si trovava il flusso di rotore. Quindi lo statore sarà sede di due forze elettromotrici indotte. Una è la forza elettromotrice indotta del campo di rotore e un'altra la forza elettromotrice indotta dalla stessa corrente di statore. Queste due forze elettromotrici indotte possono essere composte
ovviamente vettorialmente, perché hanno sede fisica negli stessi avvolgimenti di stature, e quindi la loro risultante, in questo caso qui magari un po' esagerato, però la loro risultante, mediante la regola del parallelogrammo, potrebbe essere una E complessiva, che è questa. Questa I sta per indotto, perché spesso lo statore in una macchina sincrona prende anche il nome di avvolgimento indotto, perché viene indotto dal campo di rotore. Così, nello stesso modo, il campo di rotore qualche volta può essere indicato come induttore, però molto più raramente. Allora, un attimo che arrivo subito alla diapositiva. Ecco, quindi il ora non abbiamo specificato nulla riguardo alla posizione relativa del flusso Φ con I rispetto al flusso Φ con 0, cioè non abbiamo detto nulla rispetto a questa fase. Siamo stati arbitrari nel supporre quali potessero essere le correnti di statore, quindi non abbiamo indicato nulla di particolare riguardo a questa fase qui. Possiamo indicarla per esempio con un angolo alfa, per esempio. In effetti le correnti di statore, per vari motivi, possono assumere una fase decisamente diversa rispetto alle forze elettromotrici indotte dal campo di rotore. Quindi consideriamo varie situazioni. Nella situazione che vedete in questa diapositiva qui, esattamente nella prima immagine, è indicata una corrente I di statore, quindi di indotto, che è esattamente in fase con la forza elettromotrice E con 0. La forza elettromotrice risultante soltanto da questa corrente è indicata con E con I ed è ovviamente 90 gradi in ritardo. Quindi la somma delle due forze elettromotrici indotte sarà la forza elettromotrice indotta E, che è quella che noi potremmo misurare ai morsetti della macchina se non ci fossero anche altri fenomeni, che sono gli effetti dei campi di dispersione e gli effetti delle cadute di tensione sulla resistenza degli avvolgimenti. Da questo che cosa deriva? Deriva che dal punto di vista elettrico la macchina sincrona può essere rappresentata con un circuito equivalente che è di questo tipo qui. Abbiamo la forza elettromotrice indotta E con 0 e un'altra forza, la forza elettromotrice indotta E con I, la forza elettromotrice indotta E, E soltanto con E, che è diversa da E con 0 a causa della caduta di tensione E con I, cioè a causa di quest'ulteriore. Siccome questa E con I sembra essere proprio una caduta di tensione ai capi di una induttanza che chiamiamo X, una reattanza X di indotto, abbiamo che la differenza tra la X con I e la E è proprio uguale
uguale a questa forza del sono 5 ottagoni. Quindi alla fine questo, scusate, indichiamo la convenzione in questo modo qui, no, I con I, eccetera, anzi soltanto con I, solo con I. E quindi abbiamo che una rappresentazione circuitale del diagramma fasoriale che abbiamo disegnato lì sopra, che corrisponde esattamente a quello che abbiamo detto. A questa X con I, naturalmente, come vi ho anticipato, si aggiunge la reattanza di dispersione e la resistenza degli avvolgimenti di indotto, per cui alla fine avremo la tensione ai morsetti, che è la tensione V. Anche in questo caso qui ovviamente la corrente è sempre orientata in questo modo qui, e la caduta di tensione che ulteriormente dovremo aggiungere in questo caso è questa. Molto spesso queste due reattanze vengono riunite in un'unica reattanza che viene indicata con la lettera, con il simbolo X con S. Le forze elettromagnetiche indotte, naturalmente E con I sarà uguale a JX con I per la corrente I. La presenza dell'operatore complesso sta ad indicare che il fasore E con I è sfasato di 90 gradi ritardo rispetto alla corrente I, che è la corrente che attraversa l'induttanza. Quindi ne deriva questo circuito equivalente qui, che è lo stesso che ho appena disegnato, e corrispondentemente un diagramma fasoriale che potrebbe essere questo, dove la corrente I è stata in questo caso indicata arbitrariamente, quindi casualmente, con un angolo psi rispetto alla forza elettromagnetica indotta E con zero. Ritornando alle diapositive, a quest'altra figura, alla seconda immagine, questo è un secondo caso, quindi il secondo diagramma fasoriale è un secondo caso che vede invece la corrente I che è esattamente in opposizione al campo Φ con zero. Quindi che vuol dire? Vuol dire che produce un flusso Φ con I che indebolisce il flusso complessivo alla macchina. Vuol dire che il flusso di rotore produce Φ con zero, le correnti di statore producono un flusso ma che è completamente antagonista al primo, e quindi il flusso risultante Φ è più piccolo rispetto a Φ con zero. Quale di queste, come vedete, poi naturalmente in questo caso qui la corrente I risulterà essere 90 gradi in ritardo rispetto alle forze elettromagnetiche indotte. In questo caso qui che cosa, quale di queste situazioni è? È la prima situazione. Osservate ora che c'è anche un'analogia tra la situazione meccanica e la situazione elettrica. Perché? Perché in questo caso, cioè nella corrente di 90 gradi in ritardo, i poli di rotore e i poli di statore si troveranno affacciati l'uno rispetto all'altro e ci saranno delle forze sicuramente repulsive a sinistra e repulsive a destra. Però, come già vi ho anticipato in una lezione scorsa, non c'è nessuna coppia. Ovviamente il rotore gira, perché altrimenti non ci sarebbero forze elettromagnetiche indotte, ma non c'è coppia e quindi non c'è potenza meccanica. Ma noi questa situazione qua la ritroviamo esattamente qui, perché vediamo che abbiamo una corrente che è sfasata di 90 gradi rispetto a una tensione,
E voi mi insegnate che quando vogliamo calcolare la potenza elettrica in un sistema trifase, in corrente alternata ovviamente, cosa dobbiamo scrivere? Che la potenza elettrica P sarà uguale a 3 volte la forza elettromagnetica indotta E con 0 per la corrente I per il coseno, in questo caso qui, per il coseno dello sfasamento della corrente I rispetto alla forza elettromagnetica indotta E con 0. E quindi sarà ovviamente psi, coseno di psi. Ma coseno di psi è 0 e quindi in questo caso qui, abbiamo la potenza elettrica P uguale a 0. Ci troviamo su questa situazione, quindi stiamo considerando varie situazioni e stiamo verificando per ciascuna di esse la configurazione fasoriale, la configurazione elettrica, la configurazione meccanica. E vediamo che tutte queste ci raccontano la stessa cosa. Allora, nel secondo caso, quindi correnti in ritardo di 90 gradi, non abbiamo coppia, non abbiamo potenza meccanica e non abbiamo potenza neanche elettrica. Nel terzo caso abbiamo una corrente che è sfasata in anticipo rispetto ad E con 0. Nel secondo caso abbiamo una corrente I che è sfasata in anticipo rispetto ad E con 0. Allora la corrente I, che è la corrente di statore, che cosa farà? Produrrà un campo che rinforzerà il flusso di del rotore. E quindi anche in questo caso qui avremo una potenza nulla, una potenza meccanica nulla, perché ci troveremo nella stessa situazione di destra praticamente. E potenza elettrica nulla, perché la corrente sarà sfasata in anticipo di 90 gradi, quindi la corrente è completamente sbattata, quindi non produrrà potenza elettrica e non ci sarà neanche potenza meccanica. È evidente che nel primo caso, quando abbiamo il primo caso, invece avremo anche una potenza meccanica, perché tra la corrente I e la forza elettromagnetica indotta E con 0 effettivamente c'è un angolo che non è di 90 gradi, anzi sono proprio in fase, quindi è la massima, è la configurazione che ci permette di avere la massima parità di corrente e la massima potenza meccanica. Quindi siamo arrivati la volta scorsa a questo diagramma vettoriale qua. Abbiamo visto anche che il diagramma fasoriale si può anche ridisegnare scambiando, l'ordine degli addendi, quindi disegnando prima la caduta di tensione sull'impedenza complessiva di statore, quindi la reattanza sincrona X con S, questa si chiama reattanza sincrona. E poi sommando V ed E con 0. Il diagramma vettoriale ovviamente non cambia nulla, però in questo caso qui questo ci permette di fare alcune considerazioni su quella che è la caduta di tensione del nostro generatore. Noi qui stiamo utilizzando la convenzione dell'utilizzatore, perché vedete che abbiamo utilizzato la corrente I in ingresso sul morsetto che riteniamo positivo sempre convenzionalmente della tensione V, però ovviamente anche in questo caso qui abbiamo sicuramente una caduta di tensione su tutta l'intera impedenza. Quanto vale questa caduta di tensione? È ovvio che qui si tratta di un sistema in corrente alternata, quindi la caduta di tensione, a differenza di quello che succede su una batteria, per esempio di un accumulatore in corrente continua, non è soltanto un modulo, non è soltanto una, ma bisogna esprimerlo in modulo e fase. Quindi un modulo. Ciò nonostante, il modulo rappresenta un importante il modulo di questa caduta di tensione rappresenta già un importante indice di come funziona un alternatore. E quindi noi cosa siamo interessati? Siamo interessati a scoprire quanto vale quest'intero delta V, per esempio in modulo.
al variare, per esempio, di altre condizioni elettriche all'interno della macchina. La variazione di delta V, come la possiamo calcolare? Beh, è molto semplice, basta fare il modulo di V, anzi il modulo di E meno il modulo di V, oppure viceversa, dipende ovviamente dalla situazione, dalle convenzioni che stiamo utilizzando. Però esiste un modo grafico che è molto più immediato. Ora cercherò in qualche modo di disegnare questo grafico. Vediamo un pochino. Allora, per prima cosa prendo come riferimento di fase la corrente I. Vedete che molto spesso quando comincio a disegnare un diagramma vettoriale la prima frase che dico è prendo un riferimento di fase, no? Quindi la corrente I. È evidente quindi se questa corrente si instaura negli avvolgimenti di statore ci sarà una caduta di tensione che è rappresentata da un triangolo rettangolo, questo qui sarà R/I e questa qui, quest'altro fasore qui sarà J di X con S/I. Allora se indichiamo con un angolo Φ lo sfasamento tra la tensione V e la corrente I, quest'angolo Φ lo ritroviamo esattamente in quel punto. E a questo punto possiamo disegnare il vettore E con 0. Ora, come possiamo calcolare graficamente la differenza tra il modulo di E con 0 e il modulo di Φ? Basta prendere E con 0 e riportarlo esattamente qui sopra. Quindi prolungare V di una quantità tale da ottenere un, mettiamo delle lettere, A, B, C, fare in modo che il segmento AC diventi esattamente uguale in modulo al segmento OB. E quindi è evidente che BC a questo punto è proprio uguale alla differenza di E con 0 meno il modulo di V. E quindi sarà uguale a quello che noi cerchiamo, al nostro delta V. Ora, una cosa che possiamo sicuramente fare è far variare l'angolo Φ e vedere che cosa succede alla caduta di tensione variando l'angolo Φ. Ci sta questo microfono lì. Se facciamo variare l'angolo Φ mantenendo la forza elettronici indotta costante e anche vediamo che cosa succede. Beh, allora in questo caso qui vuol dire che il punto B si sposta su una circonferenza che avrà raggio OB e altrettanto succede per la tensione B, punto centro in A, e avremo che il punto C, vediamo un pochino se sono riuscito a fare un disegno accettabile, il punto C si sposta su un'altra circonferenza che ha centro in A e raggio sempre uguale ad AC. È ovvio che se noi siamo a caccia di un delta V, uno di questi due segmenti deve variare. Se supponiamo che la forza elettronici indotta rimanga costante perché il campo di rotore è costante, perché la corrente di eccitazione è costante e la velocità della macchina sincrona è sempre la stessa, vuol dire che l'unica cosa che non cambia è proprio il segmento OB, e quindi il punto B percorre questa circonferenza qui, e l'altra invariante è il segmento AC, che è sempre uguale ad E con 0 e che quindi durante la rotazione, cioè durante la variazione dell'angolo Φ, percorrerà quest'altra circonferenza qui. Faccio un attimo una piccolissima correzione perché credo che questo punto vada un po' più giù.
così, più o meno. Quindi circonferenza C1 e circonferenza C2, punto di intersezione tra le due circonferenze sarà qui. Quindi, come vedete, al variare dell'angolo φ, qui abbiamo direttamente la percezione di quello che succede alla caduta di tensione sull'impedenza longitudinale, cioè tutti questi segmenti saranno di volta in volta sempre più piccoli se per esempio l'angolo φ si riduce. Potrei anche prolungare queste due circonferenze oltre la lavagna e immaginare che la differenza, cioè il delta V, possa aumentare all'aumentare dell'angolo φ. In questo punto qui, chiamiamolo punto P, la caduta di tensione addirittura si annulla. Quindi vuol dire che il modulo di E con 0 ed il modulo di V diventano uguali, nonostante la caduta di tensione, che comunque c'è. Infatti, se io collego, faccio, disegno i raggi di questo triangolo, cioè disegno questi altri lati che corrispondono naturalmente ai raggi e quindi sono sempre uguali al modulo di E con 0, mi accorgo che questo qui è un triangolo isoscele. Non può che essere così, perché questi due segmenti sono uguali. Quindi questa situazione la ottengo per un angolo φ che non è in ritardo, cioè non è un angolo in anticipo, qui stiamo utilizzando la convenzione del generatore, non è un angolo in anticipo, è un angolo in ritardo. Quindi vuol dire che qui c'è qualche cosa a valle del mio generatore oppure del mio motore che sta assorbendo oppure sta fornendo una corrente con questo angolo φ. Ora facciamo un piccolo paragone. Consideriamo per esempio una batteria. Voi sapete che una batteria ha una resistenza interna R con I. Questa è la tensione E della batteria. Questa qui è la tensione V. Se questa qui è la corrente, questa volta sto utilizzando una convenzione diversa, la corrente I. Allora in questo caso qui abbiamo una caduta di tensione delta V che è qui sopra. Naturalmente non usiamo i vettori per rappresentare questa situazione perché è in continuo, quindi non abbiamo bisogno di rappresentare anche le fasi e scriviamo soltanto i moduli. E quindi che cosa scriviamo? Che la forza elettroncindotta E meno la caduta di tensione delta V sarà uguale a V, dove la caduta di tensione delta V è uguale a R per I. Naturalmente. Nel nostro caso succede una cosa assolutamente simile, solo che le cose si complicano per la presenza della fase. Ovviamente. Quindi, nel nostro caso, dovremo tener conto del fatto che qui abbiamo una reattanza X con S con in serie una resistenza R, che è la resistenza degli avvolgimenti di statore. Ci sono dubbi su questa cosa? Quindi cosa abbiamo visto? Abbiamo visto come a parità di altre condizioni, quindi a parità di corrente e a parità di forza elettromotrice indotta, abbiamo fatto variare l'angolo di fase tra corrente ed E con zero e abbiamo visto che questa variazione è sufficiente a provocare una variazione della caduta di tensione. Quindi noi avevamo per un angolo φ qualsiasi, scelto a caso, una certa caduta di tensione, che era questa, al variare dell'angolo φ, cioè della fase, semplicemente della fase, abbiamo diverse cadute di tensione, che sono tutte queste qui. Fino ad arrivare, andando oltre il punto P, abbiamo addirittura una caduta di tensione che è opposta rispetto a quella del caso precedente, cioè abbiamo una tensione V che il modulo è maggiore della forza elettromotrice indotta E. Quindi
in uscita da un alternatore si può anche verificare una situazione tale che la tensione ai morsetti della macchina è maggiore della tensione interna, la forza elettromotrice indotta è con zero, perché la corrente avrà una fase tale che la caduta di tensione su X con S ed R è addirittura rinforzante la E con zero, quindi si somma il modulo al modulo di E con zero, per cui avremo una tensione addirittura maggiore. Voi se fate il calcolo vedete che in questo caso qui la tensione V arrivando qui e la forza elettromotrice indotta arrivando qui e la forza elettromotrice indotta arrivando qui, vedete che il modulo della tensione V, che è il segmento A P', è maggiore del modulo del segmento O, qui come lo vogliamo chiamare, B', che invece la tensione è con zero. Ora, questi calcoli normalmente si potevano fare pure in modo simbolico. C'è qualche dubbio? Ti vedo con uno sguardo crociato. Qui? Sono. Allora, lo rifacciamo da capo il disegno, va bene? Faccio un attimo molto rapidamente. Allora, prendiamo come riferimento di fase la corrente, poi disegno il triangolo R per I e JX con S per I, d'accordo? Poi la tensione V, poi la tensione E. Poi prendo questo segmento E, che lettere abbiamo usato? O, A, B. Prendo il segmento OB, che è uguale ad E, e lo riporto da qua a qua. E ottengo il punto C, mi sembra. Era C? Nel disegno precedente? Sì. E ottengo il punto C. Ora, quali sono le cose che non cambiano nel mio esercizio, nella mia prova? Non cambia E con zero. È sempre il modulo di E con zero. Rimane sempre lo stesso. Non cambia la corrente I. È sempre la stessa. Il modulo della corrente I non cambia. Quindi non cambierà il triangolo O. A. Qualche lettera abbiamo messo? Abbiamo messo una lettera. A, B, C, D. Mettiamo D. Non cambierà il triangolo O, A, D. Siete d'accordo? Dobbiamo. Che cos'è che invece cambia? La variabile qual è? È l'angolo Φ. L'angolo Φ lo dobbiamo far cambiare, quindi dobbiamo far ruotare tutti i segmenti che dipendono da Φ. Quali sono questi segmenti? Sono il segmento AC e il segmento OB. E sono segmenti che dipendono, la posizione relativa dipende dall'angolo Φ, ma la loro intensità, cioè la loro lunghezza, rimane sempre la stessa, perché la loro lunghezza è uguale a AC ed è anche uguale a OB. Sono i due raggi di due circonferenze. Allora faccio centro in A con raggio AC e tiro su una circonferenza. Una circonferenza non è facile da fare. Ok. L'altro segmento qual è? È O. B. Anche questo cambia in fase, quindi centro in O, faccio B e tiro un'altra circonferenza. Così. Ecco come si tracciano le due circonferenze. Nel fare questo disegno io sono stato un po' furbo, perché siccome l'ho fatto un po' di volte, non so come alla fine deve finire questo disegno. Ho cercato di fare in modo che il punto di intersezione P di queste due circonferenze si trovasse sull'asse
del segmento OA. Perché così deve succedere, per forza. Sono due circonferenze che hanno lo stesso raggio e quindi la loro intersezione non può che trovarsi sull'asse del segmento OA. E questa è stata la mia unica accortezza nel cercare di fare questo disegno. Avrei potuto disegnare una circonferenza che faceva così, avrei sbagliato, non era corretto. Però se voi fate con un compasso esce sempre in questo modo qui. Allora, quindi questo che vuol dire? Che questo triangolo qui è un triangolo isoscele. Non è che vuol dire, è un triangolo isoscele, è per definizione un triangolo isoscele. Sono questi i raggi R con 1 e R con 2 che ho fatto ruotare, no? Quindi se sono raggi sono sempre gli stessi, giusto? È chiaro ora come viene costruito questo? La differenza che ci sta tra queste due circonferenze lungo l'intersezione del raggio ABC, AC, tutti questi segmenti rappresentano i vari delta V al variare della fase φ. E naturalmente si vede che a un certo punto il delta V piano piano diventa uguale a zero e poi addirittura cresce, quindi aumenta, diventa opposto, cosa che in una batteria in corrente continua ovviamente non succede mai. Al limite per una corrente uguale a zero abbiamo un delta V uguale a zero, ma ovviamente la caduta di tensione su una batteria ovviamente è sempre tale che riduce la tensione dei morsenti. Gesù, io potrei anche avere un sistema attivo a monte, ad esempio un'altra batteria con oppure un generatore di corrente, facciamo così, potrei avere un generatore di corrente che impone una corrente negativa, per cui anche in questo caso qui avrei una tensione V maggiore rispetto a E, è ovvio, però insomma, non è il caso di... Per ottenere, cioè non è che è una cosa desiderata avere, non è che ci fa piacere avere una caduta di tensione maggiore, cioè negativa, però in un alternatore, in una macchina sincrona potrei ottenere questo con qualche cosa di passivo. Ad esempio in quale situazione io potrei avere un angolo φ sfasato nella convenzione dell'utilizzatore, un angolo φ sfasato di 90 gradi in ritardo, cioè in questa convenzione qui. Ad esempio, se avessi un carico a carattere capacitivo. Se avessi un carico a carattere capacitivo, dal punto di vista di questo bipolo qui, sto utilizzando la convenzione del generatore e quindi la corrente che lui genera è una corrente in ritardo rispetto alla tensione V ai morsetti. Se avessi applicato la convenzione opposta avrei detto che è una corrente in anticipo, così come siamo abituati spesso a dire di un carico capacitivo. Bene, ora facciamo un'altra piccola manovra, un altro movimento, un'altra variazione. Anziché far cambiare la fase, facciamo cambiare invece il modulo della corrente. Questa è una situazione ancora più facile, forse, più facilmente comprensibile. Prendo come riferimento di fase la corrente I, quindi ora il modulo della corrente I è variabile. Il modulo della corrente I è variabile. Quindi se è variabile il modulo della corrente I, vuol dire che R con I
e questo triangolo qui è Jx con S per I, sono due elementi variabili. Se disegniamo ad esempio la tensione V, disegniamola orizzontale in fase, così come è indicato in questa diapositiva qui, vedete che in questa diapositiva nella parte di sopra la tensione V è stata casualmente, in modo casuale, cioè scegliamo una fase, è stata messa in parallela alla corrente I, quindi la fase tra corrente I e tensione V è zero. Quindi questa è la tensione V, quindi il modulo della forza elettromagnetica indotta sarà questo. Naturalmente questo è il punto O A e B. Questo punto qui si troverà su una circonferenza, facciamo la corrente I più qui, e con zero in modulo, con zero. Cosa succede al variare di I? La situazione è abbastanza semplice, perché vuol dire che cambia la dimensione di questo triangolo, semplicemente. E quindi, sì, zero. Non ho capito, puoi ripetere la domanda? No, non è che come la facciamo. Ipotizziamo che abbiamo una tensione B che sia in fase con la corrente I. Per esempio, abbiamo un carico puramente resistivo. Qui, in questo caso, se tu metti una resistenza, che cosa succede? Abbiamo che la tensione B è assolutamente in fase con la corrente I che circola nel resistore. Quindi facciamo questa ipotesi, però non è un'ipotesi assoluta, può anche essere una situazione diversa. Cominciamo da un caso, poi dopo vediamo gli altri, insomma, no? D'accordo? Ok. Allora, in questo caso qua, supponiamo di avere una resistenza, diciamo così, variabile, un carico variabile, e quindi modifichiamo il valore della corrente. In questo caso che succede? Questo triangolino qui, ricordo che OA rappresenta sempre la caduta di tensione, ovviamente, delta V, questo triangolino qui è variabile, cioè per valori di corrente pari a I con 1 che sta qui, abbiamo questo triangolo, che è il triangolo delle cadute di tensione ai capi dell'impedenza X con S R. E questa caduta di tensione qui. Ti trovi? Non ti trovi. Se aumentiamo la corrente, la facciamo diventare I con 2, diciamo di un 20%, vuol dire che questo triangolo qui è cresciuto del 20%. Quindi avremo OA, questo qui che lettera ci avevo messo D mi pare, di primo a primo. Come conseguenza la tensione V che avrò in uscita, la tensione V, si sarà ridotta di questo. Questo qui è OAB, B'. Quindi è molto facile, facendo questo disegno geometrico, capire come varia la tensione V in funzione del modulo della corrente di uscita. Ora, per un po' rispondere anche a quello che mi ha detto lui, che cosa succede se l'angolo Φ non è zero, è diverso da zero? Molto semplice. Ridisegno il mio schema, il mio diagramma in modo leggermente diverso. Vedete, in quella figura c'è proprio rappresentato questo caso.
Quindi prendo come riferimento di fase la corrente I, disegno sempre il solito triangolino, assumo una tensione V che questa volta non è in fase con la corrente I e di volta in volta traccio la circonferenza di raggio E con 0 e centro in O, così come avevo fatto prima. Vi trovate? Allora, al crescere della corrente, perché ti aspettavi, scusa? Allora, ritorniamo un attimo alla diapositiva di prima. Dov'era? Aspetta un secondo. In questo caso qui, che è il caso di prima. Questo è il caso di prima. La tensione V, tu la vedi più grande o più piccola rispetto a E con 0? Ok, è più piccolo. Ok. E se vuoi sapere la differenza tra i moduli di V ed E con 0, costruivi quelle due circonferenze, che io non ce le ho più, dove stanno? Non ce le ho qua, le ho disegnate soltanto. Costruivi quelle due circonferenze e calcolavi la differenza tra i moduli. Quella differenza delta V è la differenza tra il modulo di E con 0 e il modulo di V. Punto. Se V fosse stato in fase con la corrente I, lo devo ridisegnare. Un attimo di pazienza. Allora, ridisegniamolo molto velocemente. Allora, questo è il caso in cui facciamo variare la fase Φ e manteniamo costante la corrente I e manteniamo costante la tensione indotta E. Allora, questo è il riferimento di fase I. Questo è il famoso triangolino. D'accordo? Qui c'è la tensione V e qui c'è E. Prolungo questo e arrivo fino a qui. Le lettere, come al solito, non me le ricordo. O, A, B, qua mi pare che era C, non lo so, d'accordo? Quindi la prima circonferenza era questa, la seconda circonferenza era questa. Fatto? Questo segmento qua, BC, è uguale a delta V. Questa è V, questa è e quindi è il modulo delle differenze tra i moduli. Supponiamo che V sia in fase. Allora, senza bisogno di ridisegnare nulla, faccio la V in fase. Allora, questo qui è questo, e questo qui è questo. Scusatemi, il disegno non è dei migliori. Quindi, questa qui è la E con 0 primo, e questa qui è la V primo. È una nuova situazione in cui l'angolo Φ è uguale a 0, quindi assolutamente simile a quella che vedremo nella diapositiva dove ci siamo fermati. E quindi che cosa vedi? Che la tensione V in modulo è più piccola rispetto alla tensione E. E quindi è la differenza tra i due moduli e questo segmentino qui. D'accordo? Questa situazione la riproduciamo in questa diapositiva qui. Viene riprodotta in questa diapositiva qui.
No, io dovete alzare la voce che non vi sento. Più grande, e quella è un'altra situazione. Noi prima abbiamo considerato la variazione dell'angolo Φ e ora stiamo considerando la variazione del modulo della corrente a parità di Φ. Cioè, noi qua abbiamo due variabili. Non è che ci possiamo, cioè è come avere uno spazio a due dimensioni, non avere una superficie a disposizione, non è che ci possiamo andare a fare un giro casualmente, no, ci facciamo prima un giro lungo una direzione e poi dopo ci facciamo un giro su un'altra direzione. Prima vediamo che succede al variare di Φ e mo vediamo che succede al variare del modulo della corrente. Va bene? No, non sei convinto. Mantengo costante la fase Φ uguale a 0 e modifico il modulo e vado a vedere la tensione V in uscita come cambia. Tutto qui, nulla di speciale. Quindi ora devo ricancellare naturalmente questo diagramma qua e devo rifarne un altro. Questa è la corrente I, questo è il triangolino delle cadute R per I e J X con S per I. Se la fase Φ è uguale a 0 vuol dire che la tensione V sta così, poi disegno la forza indotta è con 0 come riferimento, come angolo Φ, quindi traccio una circonferenza centro in O, A, vuol dire che questa è V e questa qui è con 0. Siete tutti quanti d'accordo su questo? Meno male. Però ancora non sei convinto al 100%. Corrente I del 10%, ottengo una I primo qui, vuol dire che questo triangolino qui è aumentato, C primo, questo qui era A, A primo, è aumentato anche lui del 10%. Perché gli unici fattori variabili qua dentro sono la corrente. X con S è una costante, R è una costante. La cosa che ho mantenuto costante anche, però in modo convinto, cioè arbitrario, qual è? La fase, Φ. Quindi vuol dire che ora, con un triangolo più grande, con il punto che A che è passato A ad A', la tensione V ora sarà questa. Giusto? Mentre la E con 0, che è una costante, infatti il raggio, il modulo, è una costante, il modulo, il raggio sarà questo. E con 0 stava qui, E con 0 ora sta qui. E con 0 è cambiato in fase, d'accordo? Vi trovate? Tu dimmelo, io interrompo e... Eh no, no, quale tensione cresce? No, non c'è nessuna tensione che cresce, ma aumenta la corrente e la... Vedi, allora, il segmento AB e il segmento A'B'. Quale dei due segmenti è più grande? AB è più grande di A'B'. Quindi all'aumentare della corrente, che cosa succede? A'B', la tensione V diminuisce. Giusto? Oh. Aumentiamo la corrente ancora di più, raddoppiamola, da qua la facciamo arrivare qui. La sto raddoppiando. La raddoppio, quindi vuol dire che da qui devo arrivare qui, più o meno. A secondo, C secondo. D'accordo? E la tensione V che fine fa? Diventa questa. A secondo, B secondo, questa era B prima. Giusto? E quindi mano a mano che vado avanti, cioè mano a mano che aumento la corrente, la tensione diventa sempre più piccola e quindi evidentemente il modulo della caduta di tensione aumenta. Capito? Forse è lì l'equivoco. Il modulo della caduta di tensione aumenta, cioè la differenza tra i moduli, tra E con 0 e la V.
Infatti, se volendo riapplicare il diagramma che ho fatto prima a quello che stiamo vedendo ora, la caduta di tensione, dove la dovrei andare a leggere? La caduta di tensione, dove dovrei andare a leggere? Per esempio, in questo caso qui, nel secondo caso, prendo il segmento OB', lo riporto a partire da qui e leggo la caduta di tensione su questo segmento qui. Caduta di tensione, cioè delta V in modulo. Non è manco in fase, è la fase sbagliata. Perché la fase, è ovvio che in realtà la caduta di tensione in modulo è fase questa. Quindi, mano a mano che la corrente cresce, posso andare avanti? È il diagramma di prima, fatto ora, riportato. Vabbè, allora, mano a mano che la corrente cresce, abbiamo che cosa? Possiamo fare? Prolungare questo segmento fino a qui e osserviamo che la tensione V diventa sempre più piccola, sempre fino a diventare anche addirittura uguale a zero. Cioè in quella situazione in cui la corrente genera una caduta di tensione su tutta l'impedenza di statore che è uguale ad E con zero. E quindi praticamente ci troviamo in una situazione di cortocircuito. Quando è questa situazione? Una situazione di cortocircuito. Ora, se diagrammassimo, mi sentite? Se ci mettiamo a diagrammare il modulo della tensione V in funzione della corrente, esce fuori quel diagramma che vedete qui. Esce fuori questo diagramma, cioè la tensione, il modulo della tensione V mano a mano decresce, però non decresce linearmente. Segue una curva, non è lineare. Vedete qui che cosa ci sta indicato qui? L'ultimo punto, ICC. Secondo voi CC sta per cortocircuito? Perché ci troviamo in una situazione di cortocircuito, quella è la corrente di cortocircuito. D'accordo? Così come abbiamo fatto per i circuiti magnetici, così come abbiamo fatto anche per la batteria, eccetera, eccetera. Si potrebbe, volendo, definire una retta di carico. Vedete quella retta T? È inutile che la riprendiamo di nuovo mille volte. La retta di carico è la retta di un carico, cioè è la caratteristica, per esempio, di un resistore variabile, di una resistenza. Qui è facendo l'intersezione tra la caratteristica esterna, questa si chiama caratteristica esterna, cioè la caratteristica elettrica di tutto questo oggetto qui. Allora, facendo l'intersezione tra la caratteristica esterna, che è questa, con la retta di carico, si ottiene il punto di funzionamento, cioè che cosa sto facendo? Facendo questa, mettendo a sistema le due funzioni, detto tra me, sto facendo un collegamento elettrico tra questo sistema qui, che ha una caratteristica esterna che fa così, e questo sistema qui che ha una caratteristica che più o meno fa così. Nel momento in cui chiudo questa maglia non sto facendo altro che mettere a sistema queste due funzioni e la tensione ai capi del carico e la corrente che circola nel carico sono le coordinate del punto di intersezione di quel punto lì. Però ci fermiamo un attimo su questa cosa qui. Andiamo un attimo avanti, perché la cosa si fa abbastanza interessante. Ora noi abbiamo finora, in questo caso qui,
con che lavagna sto? Sto con questo. In questo caso qui abbiamo considerato la fase I tra I e V uguale a 0, ma vi ho detto che è uno dei tanti possibili casi, ok? Prendiamo in considerazione l'ipotesi in cui la tensione V e la corrente I non siano in fase tra di loro, ma siano leggermente sfasate. Ma la situazione non è molto più complicata rispetto a questo caso qua. Facciamo sempre la solita, iniziamo sempre con lo stesso metodo, la corrente I, il triangolo, la tensione B, ma forse ho esagerato un pochino con la tensione B, diciamo un po' meno. Questa è la tensione B, forse sarà più lunga, non lo so, vediamo, ma facciamo prima la forza F di indotta è con 0, facciamo la solita circonferenza, quindi la tensione B arriva qui. Ci sta questo ronzio che dà proprio fastidio. Allora, in questa situazione, l'angolo F com'è? Dici, è bello, è diverso da zero rispetto al caso precedente. Ma facciamo lo stesso ragionamento che abbiamo fatto prima. Se aumentiamo il modulo della corrente, che cosa succede? Il triangolino diventa più grande. Aumentiamo il modulo della corrente di un 20%, il triangolino diventa 20% più grande, la tensione V parallelamente si sposta da qui a qui, questa diventa V1, non metto più le lettere perché altrimenti faccio ancora più pesante il disegno e così via. Perché non metto più le lettere? Perché siamo interessati a vedere che cosa succede al modulo di V, a cosa succede a questo segmento qui, diventa questo, poi diventa questo, poi diventa questo, fino a diventare un altro punto. Questa situazione, se rappresentiamo il modulo, cioè se rappresentiamo il modulo di V in funzione della corrente, al modulo della corrente I, facciamo un diagramma cartesiano, abbiamo una situazione che è contemplata in questa diapositiva qui. Per φ uguale 30 gradi, per esempio, perché io più o meno quest'angolo φ più o meno era circa uguale a 30 gradi. È una curva la cui curvatura, scusate, passatemi questo modo di parlare, è minore rispetto al caso precedente, più piatta, ma leggermente più rettilinea rispetto al caso precedente. Quando è che invece diventerà proprio una retta? Quando l'angolo φ corrisponderà con quest'angolo qui. Che indichiamo con θ. E che cos'è quell'angolo? Non è altro che l'arco. L'arco tangente della reattanza X con S di su terra. D'altra parte questo segmento qui, la sua ampiezza è proporzionale a X con S e l'ampiezza di quest'altro segmento qui è proporzionale a S. E quindi quest'angolo qui sì. Non è altro che l'arco tangente di quei due. Pronto? No. Allora, interrompo un attimo così chiariamo tutto. In questa situazione qui, il vettore V viene a trovarsi esattamente qui. Questo è il vettore V. Il vettore V
vettore B. E il vettore E, sono costretto a disegnarlo qui, è questo. Come vedete, all'aumentare, a crescere di questo triangolino, siccome la fase tra V ed E rimane sempre la stessa, questo significa che la variazione della caduta di tensione è proporzionale al modulo della corrente. E quindi che cosa abbiamo? Abbiamo in questa diapositiva qui che la variazione della tensione V è lineare rispetto al modulo della corrente. Bene, ho invertito le camere, fa niente. Mo completiamo l'opera considerando anche un angolo φ rispetto tra tensione e corrente in ritardo nella convenzione dell'utility del generatore. E che cosa succede in questo caso qua? Che se andassimo a fare lo stesso identico diagramma della tensione V in funzione del modulo della corrente, troveremmo una curva, quella più in alto di tutte, dove la tensione V addirittura cresce per poi ritornare di nuovo alla corrente di cortocircuito, ovviamente. Ma che cresce, che ci fosse una situazione dove la tensione V, cioè la tensione del MOSFET, addirittura aumenta rispetto al modulo della corrente, ce l'aspettavamo, perché l'abbiamo visto prima, ci sono delle situazioni in cui la caduta di tensione è negativa e quindi è una caduta di tensione che tende a far aumentare il modulo della tensione V. Quindi tutte queste caratteristiche qui sono le caratteristiche esterne di una macchina sincrona, che nel nostro caso in particolare funziona da motore, perché abbiamo utilizzato questo tipo di convenzione qui, ma è ovviamente la stessa caratteristica di caratteristica esterna di un generatore. È soltanto una questione di segni, poi alla fine. Aspetta che devo cambiare perché... No. Camera più piccina. Non si capisce qua. Stiamo con un angolo di fase tra la corrente e la tensione di 60 gradi in ritardo nella convenzione dell'utilizzatore sulla macchina sincrona e nella convenzione del generatore sul carico. Quindi è ovvio che è un carico capacitivo, a carattere capacitivo. Mi seguite, mi guardate con lo sguardo perso nel vuoto. Voi quando dall'elettrotecnica, no? A che cosa siete abituati a dire? Che un condensatore assorbe una corrente in rispetto alla tensione applicata, in anticipo e ritardo. In anticipo. Vi viene spontaneo dire che un condensatore, però utilizzate, dite tutta la frase, un condensatore, dici tutta la frase. La stessa frase che ti viene spontaneo di dire poco. La corrente. Allora, a me vi dico quello che viene a me spontaneo di dire. Dice, un condensatore assorbe una corrente sfasata in anticipo rispetto alla tensione a esso applicata. Quando dico assorbe, senza volerlo, sto applicando la convenzione dell'utilizzatore. Perché mi immagino il condensatore come un oggetto passivo e quindi su un oggetto passivo viene spontaneo applicare la convenzione dell'utilizzatore. Ma se io applicassi la convenzione del generatore, sempre sul condensatore, dovrei dire questo condensatore eroga una corrente in ritardo rispetto alla tensione adesso applicata.
è giusto? Ok, allora, come abbiamo disegnato qui, vi trovate? No, non vi trovate. Mi pare strano dire che un condensatore eroga una corrente sfasata in ritardo. Come abbiamo disegnato qui la nostra macchina sincrona, che convenzione stiamo applicando? La convenzione del utilizzatore, perché la tensione V è positiva qui e la corrente va in questo verso qui, d'accordo? E quindi applichiamo la convenzione dell'utilizzatore. Se vogliamo mantenere gli stessi segni della corrente e della tensione anche sul carico che stiamo collegando ai morsetti, automaticamente il carico dovrà avere una convenzione del generatore, perché altrimenti dovremmo cambiare o il segno della corrente oppure il segno della tensione, d'accordo? Perfetto. Quindi quando diciamo che la corrente è sfasata in la corrente che circola in questa maglia è sfasata in ritardo rispetto alla tensione V, questo che vuol dire? Vuol dire che nella convenzione del generatore questa corrente viene erogata in anticipo rispetto alla convenzione del generatore, cioè rispetto alla convenzione del sincrono, questa corrente viene erogata in anticipo rispetto al generatore, rispetto all'utilizzatore, rispetto al carico, scusatemi. No, non vi trovate. Allora, qui abbiamo la tensione V. Qui abbiamo... fatemi interrompere. Una corrente sfasata in quel modo lì significa che un carico fortemente capacitivo. E se andiamo a considerare caso per caso tutti i valori della tensione V, V con 0, V con 1, V con 2, V con 3, V con 4, V con 5, e il modulo li riportiamo su quel diagramma cartesiano, che cosa abbiamo? Vedete che V con 0 come segmento, cercate di apprezzare la dimensione di quel segmento. V con 0 com'è? È medio, ha un valore medio. V con 1 è più grande o più piccolo di V con 0? I vertici tra V con 0 e V con 1 stanno più o meno nella stessa posizione, mentre la base dei due vettori è evidentemente in una posizione diversa. Quindi a me sembra proprio che V con 1 sia il modulo più grande di V con 0. Ne convenite? La stessa cosa succede per V e la stessa cosa per V2 e anche per V3 e forse anche per V4, però arrivato a un certo punto, soprattutto su V5, il vettore non cresce più ma comincia a decrescere il modulo. V6 è ancora più piccolo, V1 è ancora, lo vedete sopra V1? V1 è ancora più piccolo fino ad arrivare poi dopo a collassare tutto nel punto C in cui V è uguale a 0. Quindi alla fine, se noi dovessimo disegnare tutti i vettori mettendoli sull'asse delle ordinate, i moduli di questi vettori, e sull'asse delle ascisse dovessimo mettere la corrente, l'intensità della corrente, otterremmo questa curva qui, che ha un massimo, ovviamente, perché un massimo c'è il modulo della tensione di V. Ok. E quindi, perché sono importanti le caratteristiche esterne? Perché è importante la caratteristica esterna di un circuito magnetico? Perché è importante la caratteristica esterna di un sistema batteria resistenza interna? Perché conoscendo anche le caratteristiche esterne del carico è possibile andare ad individuare il punto di intersezione, cioè il punto di funzionamento, cioè il punto in cui il punto le cui coordinate rappresentano tensione e corrente dell'intero sistema.
Ok. Prendiamo ora in considerazione una macchina sincrona S collegata ad un motore oppure ad un utilizzatore. Non si sa. Poi motore, un utilizzatore. Cioè, che vuol dire che non si sa? Voglio dire che a priori non ho fissato se con qui ci sarà una coppia C, ci sarà una velocità omega, non ho fissato il segno della potenza meccanica. Cioè non so se questo oggetto alimentato dalla rete o da qualche altro sistema, non lo so, sta funzionando come, come motore, quindi ho un flusso di potenza che va dalla rete, qui ci sarà una potenza elettrica che va dalla rete, viene convertita in potenza meccanica, viene utilizzata dall'utilizzatore. Oppure potrebbe essere il contrario, potrebbe essere questo qui un motore, e in questo caso qui la potenza meccanica assumerebbe un segno diverso, assumerebbe un segno opposto rispetto al caso precedente, questo oggetto potrebbe funzionare da generatore e anche la potenza elettrica a questo punto avrebbe un'inversione di segno, un'inversione di segno per cui si riverserebbe in rete. Ora cerchiamo di capire un attimo come disegnare il diagramma fasoriale di una macchina sincrona che si trova in queste due condizioni. Supponiamo, anche in questo caso ci sono vari casi, varie situazioni diverse. Ad esempio questo qui potrebbe essere un carico passivo, qui ci potrebbe essere una Z. Se c'è un carico passivo è evidente che il carico passivo non può generare potenza, e quindi in questo caso qui sicuramente avrei che questo è un motore, questo è un generatore, e l'utilizzatore in questo caso qui sarebbe il carico passivo, cioè assorbirebbe la potenza generata dal motore. Ma questa è una delle possibilità, ma potrebbe essere anche che qui c'è collegata una rete a potenza prevalente, per esempio la rete industriale. Facciamo finta che qui ci sia una certa tensione B industriale, per esempio potrebbero essere 400 volt la tensione concatenata della tensione della bassa tensione industriale. Però potrebbe essere una tensione completamente diversa, non è che deve essere forza quella. Se lì c'è una tensione di la rete industriale, noi sappiamo benissimo che la tensione di rete è un qualche cosa abbastanza invariante, soprattutto per quanto riguarda la fase, più che per il modulo. Il modulo può cambiare a seconda delle condizioni, anche a seconda dell'ora della giornata, eccetera, può essere notevolmente diverso da un caso rispetto a un altro caso, però la fase sicuramente della tensione V è una grandezza abbastanza costante, per cui conviene utilizzare la tensione V come riferimento di fase. In questo caso qui allora mettiamo la tensione V in verticale. Ripeto, tutto quello che vi sto dicendo ora non è che lo dovete fare sempre, non è obbligatorio, voi benissimo potreste utilizzare come riferimento di fase la forza elettronica indotta, la corrente I come abbiamo fatto prima, oppure altre grandezze elettriche. Vi sto soltanto dicendo quello che dal mio punto di vista è più conveniente fare, poi ognuno sceglie le cose che più sono convenienti. Ora supponiamo che quindi questo oggetto si comporti da generatore. Se questo oggetto si comporta da generatore, ci viene il dubbio, ma la forza elettromotrice E sarà in anticipo o in ritardo rispetto alla tensione V? E quando dico anticipo o ritardo mi riferisco ovviamente al tempo. Cioè allora, in questo caso qui, la forza elettromotrice indotta E si trova, nel caso di generatore, quindi nel caso di un motore qui, si trova in anticipo rispetto alla tensione V, quindi la dovrò disegnare da quest'altro lato qui. Nel caso invece, quindi questo qui è funzionamento da generatore, nel caso invece questo oggetto si dovesse comportare come un motore, e allora conviene sulla base delle convenzioni che noi abbiamo fissato, naturalmente la tensione V
la forza elettromagnetica E, conviene disegnare la forza elettromagnetica E in ritardo rispetto alla tensione B. Beh, allora, semplificato in questo modo, questo diagramma fasoriale è molto facile da utilizzare, non solo, ma tutti i segmenti, molti dei segmenti che sono ora, diciamo così, più evidenti, come per esempio il segmento CF, il segmento BF, eccetera, possono essere rappresentativi di grandezze interessanti. Mi spiego meglio. Se volessimo calcolare, per esempio, la potenza meccanica, noi sappiamo che la potenza meccanica ovviamente è data dalla coppia C per la velocità angolare omega. Vi ricordo che il numero di coppie polari P noi l'abbiamo sempre assunto essere uguale a 1, quindi in questo caso la velocità del campo rotante coincide con la velocità del rotore. Quindi permettetemi di scrivere sempre omega. A volte potrebbe creare confusioni, ma questa è la pulsazione delle correnti di rete o è la velocità del rotore? E nel nostro caso, siccome P è uguale a 1, rappresentano la stessa cosa. Quindi la potenza meccanica P è ovviamente data da C per omega. La potenza elettrica P con E è a 3 volte la tensione B per la corrente I per il coseno di Φ. Ovviamente, giusto? E visto che nel nostro caso abbiamo anche scritto che R per I è uguale a 0, cioè la caduta di tensione ai capi della resistenza è nulla, perché abbiamo supposto R uguale a 0, vuol dire che questa macchina non ha perdite Joule. Le perdite Joule di questa macchina sono uguali a 0. È anche vero che nel nostro sistema non abbiamo immaginato nessun altro tipo di perdite. Non abbiamo preso in considerazione le perdite nel ferro, non abbiamo preso in considerazione gli attriti, nessun altro tipo di perdita. Quindi, se tutte le perdite, in questo caso semplice, estremamente semplificato, in questo caso, se tutte le perdite sono uguali a zero, allora possiamo scrivere che la potenza meccanica M è uguale alla potenza elettrica P con E. Non si sfugge da questo, cioè in realtà l'ho anche sottinteso in questo disegno. Quando ho disegnato la P con E, ho scritto la P con M, ho detto guarda che la P con E e la P con M si propagano da valle a monte, da monte a valle. E quindi a questo punto possiamo in qualche modo cercare di andare ad individuare questa grandezza qui nel nostro circuito, dove può trovarsi. Nel nostro diagramma vettoriale, se consideriamo una retta orizzontale che passa per il vertice di I, allora questa qui, il segmento FD, il segmento OD, che cosa rappresenta? Rappresenta la componente attiva della corrente, cioè OD è uguale alla corrente I per il coseno di Φ. È giusto? E cosa possiamo osservare anche? Che il segmento CF, fatemi cancellare un po' qui, così faccio un po' di spazio, il segmento CF, quindi chiamalo così, a che cosa è uguale? È uguale il modulo a x con s per i per il coseno di Φ. È giusto? Quindi, a parte questa costante qui, x con s, vi ricordo, è una costante, è una caratteristica della macchina. Non si sfugge da questo, è una caratteristica assolutamente, è un parametro proprio della macchina sincrona. A parte quella costante lì, il segmento CF è in diretta proporzionalità con il segmento OD.
Tanto è vero che possiamo scrivere che OD è uguale a CF per X con S. Spero che su questo non ci siano dubbi. Il segmento CF è anche uguale ad un'altra grandezza interessante. State seguendo, sì? Quest'angolo qui è l'angolo delta, cioè l'angolo di sfasamento tra la forza elettromotrice indotta E e la tensione V. È un angolo importante, poi vediamo perché. Si chiama angolo di carico. Delta uguale angolo di carico. Quindi il segmento CF a che cosa anche è uguale? È uguale ad E con 0, il modulo, per il seno di delta. Oh, in tutte queste considerazioni seno, coseno, eccetera, è ovvio che dovreste in qualche modo richiamare alla memoria le funzioni trigonometriche, no? Questo è un triangolo rettangolo, il triangolo OCF è un triangolo rettangolo in F, il segmento OC è l'ipotenusa, e quindi un cateto è uguale all'ipotenusa per il seno dell'angolo opposto, d'accordo? E quindi abbiamo questa relazione qui. Ma CF è, lo troviamo qui, quindi che cosa possiamo scrivere? Possiamo scrivere che E con 0 per seno di delta è uguale a X con S per I coseno di Φ. Abbiamo messo questa relazione qui uguale a questa perché rappresentano entrambi il segmento CF. OD. Allora, il segmento OD è uguale a, adesso l'ho scritto qui sotto, OD uguale a I coseno di Φ. Ti trovi? Ma il segmento D è uguale anche a CF per X con S. CF per X con S. E quindi CF è uguale, OD uguale a CF per X con S. D'accordo? Tutto a posto? E soprattutto siete d'accordo su questa relazione qui? Ecco. Ora, rifacciamo un po' di passaggi. Mi sembra abbastanza facile, d'accordo? Ora, nell'espressione della potenza elettrica attenzione, perché questo è un altro, sono tanti piccoli passaggi semplici ma sono importanti. Allora, nell'espressione della potenza elettrica io ho scritto 3V per I coseno di Φ. Qui che cosa ritroviamo? Troviamo un 3, il 3 è una costante, no? Ci mancherebbe altro. La tensione V, anche quella la consideriamo per il momento costante, perché è la tensione di rete. Facciamo finta che sono 400 volt, potrebbe essere anche di più, di meno, no, ma comunque è una costante, è la tensione di rete. E quindi la potenza elettrica dipende soprattutto da I coseno di Φ. D'accordo? Quindi richiamiamo un attimo I coseno di Φ. A che cosa è uguale? A PE diviso 3V. E quindi questo qui sarà uguale anche a X con S per PE diviso 3V. Non sei d'accordo? Perfetto. Ok. Ma questa
cancello qui sotto. Da questo insieme di relazioni ricaviamo molte cose interessanti. Per esempio ricaviamo la potenza elettrica, che è uguale ad E con 0 seno di delta diviso X con S per 3 per V. A posto? Ma qui che cosa abbiamo scritto? Che date le ipotesi semplificative che abbiamo introdotto, cioè la resistenza R non esiste, che la potenza elettrica è anche uguale alla potenza meccanica. Quindi questo termine qui è uguale anche alla potenza meccanica M. Vi trovate? E quindi se è anche uguale alla potenza meccanica possiamo ricavare la coppia C come 3V E con 0 seno di delta diviso X con S diviso ancora una cosa diviso omega. Ragazzi, siamo a fare passaggi semplici, cioè io ho scritto che la potenza elettrica è uguale alla potenza meccanica ed è uguale a questo, quindi siccome la potenza elettrica, la potenza meccanica è uguale alla coppia per omega, cioè non c'è bisogno manco di andarla a scrivere queste cose, insomma, no? Sì, bisogna trovarle subito. E quindi abbiamo un'espressione che è molto interessante, perché ci lega la coppia della macchina a che cosa? Ci lega la coppia della macchina a un'espressione nella quale ci sono un sacco di costanti tranne una. Quali sono queste costanti? E, V è una costante. E con zero potrebbe essere collegata a quella famosa manopolona che noi avevamo a disposizione per regolare eventualmente E con 0. E con 0 è una variabile che in una macchina sincrona dotata di un rotore con la corrente di eccitazione noi possiamo regolare entro determinati limiti, perché possiamo cambiare la corrente di eccitazione di con I. Però X con S pure è una costante. Omega com'è? Com'è omega? Una costante, perché dipende dalla frequenza di rete. E rimane E con 0 seno di delta. Quindi questo vuol dire che la coppia C è proporzionale a E con 0 seno di delta. E dove lo troviamo E con 0 seno di delta nel nostro diagramma fasoriale? Qual è il segmento che rappresenta E con 0 seno di delta? Spengo un attimo che sono CF. Il segmento CF rappresenta proprio E con 0 seno di delta. Quindi questo segmento qui, in una opportuna scala, certo non è che uno lo misura in centimetri, escono i centimetri, i millimetri, escono i millimetri, quindi bisogna cambiare scala, ma è rappresentativo della coppia. Chiaro? Allora, ecco perché questo angolo qui, delta, si chiama angolo di carico, perché è evidente proprio dal diagramma fasoriale che a parità di altre condizioni
se l'angolo delta aumenta, questo segmento CF è in forte relazione, non posso dire che è proporzionale perché è proporzionale al seno di quest'angolo qui, però è in forte relazione con il segmento CF, e quindi maggiore CF, maggiore sarà l'angolo delta, ecco perché l'angolo delta si chiama angolo di carico. Questa proporzione, questo simbolo sta ad indicare che la proporzionalità che esiste è dovuta a una costante, quindi questa qui possiamo indicarla come C, possiamo scrivere C uguale a una K per E seno di delta, dove K è uguale a 3V diviso X con S per omega. Quindi qua c'è un altro fatto importante, sembrano tutte costanti, però questo che cosa ci dice? Ci dice che maggiore è la costante K, attenzione, maggiore è la costante K, e meglio questa macchina è in grado di produrre una coppia. Più grande la costante K, e maggiore sarà la coppia a parità di E con 0 seno di delta. E vedete che X con S sta a denominatore, il che significa che è preferibile, è utile che in una macchina sincrona la X con S non sia particolarmente grande. Certo, forse se fosse troppo piccola potrebbe essere, avere qualche inconveniente, anche se fosse, ci potrebbero essere altri tipi di inconvenienti, però diciamo che la X con S, l'inverso di X con S, sta in qualche modo in relazione con la capacità della macchina di produrre coppia. Quindi, in questi due diagrammi, questi sono due diagrammi fasoriali diversi, è rappresentata evidentemente una situazione in cui è in anticipo rispetto alla tensione V, e quindi è evidente che si tratta di un funzionamento da generatore. Quindi vuol dire che l'angolo teta, in questo caso qui, noi lo consideriamo come positivo, perché ovviamente la forza è l'angolo preso tra E e la tensione V. La caduta di tensione sarà data da X con S, sarà data da X con S per I, Z con S punto per I. Disegniamo il la caduta di tensione sarà questa, utilizziamo le stesse convenzioni, questa sarà Z con S per I. Ci sarà probabilmente un valore di R con I, R per I, e una JX con S per I, e una corrente che io sto disegnando così. Allora, questo che ho disegnato qui sembra abbastanza diverso rispetto a quello che è disegnato nella diapositiva, ma questo soltanto perché ho fatto il modulo di E più piccolo rispetto a quello che è rappresentato in quella figura lì. Poi, per quanto riguarda tutto il resto, vedete che qui c'è un triangolo rettangolo e un'altra cosa importante è la corrente I, che in questo caso qui forma, cioè in questo caso la corrente I deve formare sempre un angolo di 90 gradi rispetto a J, X con S per I. E quindi deve essere parallela a R per I. Allora, queste cose che vi sto appena dicendo sono, diciamo, le cose invarianti. Cioè, uno quando deve disegnare un diagramma funzionale di una macchina sincrona non se le deve scordare. Cioè, non è che dopo aver disegnato questo triangolino mi viene in mente di disegnare la corrente qui. No, non va bene la corrente lì. No, non risponde
a quello che sta scritto qui, e quindi la corrente I va disegnata con la fase appropriata. A questo punto è evidente che in funzione della variabilità di determinati fattori, determinate circostanze, in diverse circostanze, la corrente I può assumere fasi diverse. Questo diagramma qui è altrettanto valido rispetto a quei diagrammi lì, però la corrente qui addirittura è in anticipo rispetto a V, questo è l'angolo psi e questo è l'angolo φ, è in anticipo sia rispetto a V che rispetto a V ad E, mentre in quel caso lì la corrente I è chiaramente in ritardo. Allora, questi due diagrammi sono diversi sostanzialmente per il modulo di E con zero. Da chi dipende E con zero? Chi è che si ricorda la forza elettromotrice indotta quanto vale? In generale. Vi ricordate? 4,44. Che ci stava qui? F. NF. Ma a parte queste grandezze qui, F è la frequenza. Se questa è la rete industriale, la frequenza è 50 Hz, quindi non si scappa da F, quindi F è una costante, N è il numero di conduttori per ciascuna fase, eccetera, 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 φ è il flusso al traferro. E chi è che governa il flusso al traferro? Il campo di eccitazione. Quindi qui dentro ci sarà un surrotore della macchina sincrona, ci potrebbe essere un avvolgimento, e la corrente di eccitazione, I di eccitazione, a seconda di come è regolata, può modificare il valore del flusso φ. Entro determinati limiti non posso andare all'infinito perché ci sono problemi di saturazione, l'abbiamo visto già la volta scorsa. Se vi ricordate, abbiamo tracciato la caratteristica, il modulo di E in funzione della corrente I di eccitazione, e questa qui aveva un andamento simile a questo. Vi ricordate? Abbiamo visto questa. Tutto questo per dirvi che E con zero, in qualche modo, E con zero, tutto questo per dirvi che E con zero, in qualche modo, è quasi una variabile indipendente, quasi. Nel senso che noi possiamo regolarla. Abbiamo l'opportunità, è una manopola che abbiamo a disposizione, tra virgolette manopola, non è che ci sarà manopola veramente, è una manopola che abbiamo a disposizione per modificare il modulo della E con zero. Questo qua è il modulo di E con zero. E allora che cosa succede? Vuol dire che a parità di altre condizioni, per esempio a parità di corrente, a parità di coppia, oppure a parità di altre situazioni, noi possiamo deformare questo diagramma fasoriale e ottenere varie situazioni anche in questo caso qui. Ora, come vedete, io qui ho disegnato il triangolo delle cadute di tensione e ho scritto R per I e JX con S per I. Come già vi ho anticipato nelle precedenti lezioni, noi assumiamo che R per I sia uguale a zero, cioè che R sia uguale a zero. Ma questa, attenzione, questa è una cosa che facciamo noi in questo corso solo per semplificarci la vita, per spiegare meglio le cose. Quindi assumiamo che la resistenza R sia uguale a zero in modo assolutamente arbitrario e sbagliato. Ma lo facciamo di proposito, quindi siamo consapevoli di questa semplificazione che abbiamo introdotto. Da ora in poi supponiamo quindi che il nostro diagramma fasoriale non sia più questo, ma sia questo. Che altrimenti diventa un poco troppo complicato. Riferimento di fase, tensione V, forza elettromagnetica indotta E con zero, J, X con S per I, corrente I più o meno qui. Quindi abbiamo semplificato moltissimo tutto quello che c'era da semplificare. Rispetto a questo, ed è quello che succede è quello che viene indicato anche nella diapositiva di destra,
in cui la caduta di tensione viene completamente trascurata. Oh, vi vorrei far notare che in questa situazione ora, perché la situazione è molto più semplice? Perché se tracciamo, facciamo un po' di geometria, allora quest'angolo qui è l'angolo φ. E quest'angolo qui, naturalmente, dove lo ritroviamo? Ma se noi consideriamo che questo qui è un triangolo rettangolo, o AB è un triangolo rettangolo, vuol dire che quest'angolo qui è 90 meno φ, perché gli angoli opposti in un triangolo rettangolo sono complementari, no? Giusto? E quindi vuol dire che, siccome anche questo è un triangolo rettangolo qui, CBEF, quest'angolo qui è φ, perché è 90 meno φ.